Roger Taylor ha quasi 30 anni dall'ultimo album Made in Heaven, era il 1995, ha annunciato che i Queen sono pronti a pubblicare nuova musica. Nuovo materiale uscito dalla collaborazione tra Roger, appunto, Brian May e Adam Lambert, che dal novembre del 2011 è stato arruolato come cantante della band, orfana naturalmente, del leggendario Freddie Mercury. Ma che fatica prendere il posto di Freddie. Ragazzi, impegnativo, qualcuno ci doveva pur provare, lui ci ha provato, insomma, anche se bravissimo, naturalmente poi è impossibile fare il confronto con una figura come Freddie Mercury. Lambert, che ha messo la pressione implicita nel ritorno dei Queen con nuovo materiale rispetto ai tour e alle esibizioni live che hanno contraddistinto fino alla sua avventura con May e Taylor come l'enorme Rhapsody Tour. Lambert aveva già ricordato qualche tempo fa che se i Queen devono pubblicare qualcosa di nuovo deve essere a un certo livello, giustamente. Certo. Evidentemente il livello raggiunto, se ora si parla di una nuova uscita. L'ultima ufficiale era una canzone riscoperta con la voce originale di Freddie Mercury, Face It Alone, nell'ottobre del 2022. Questa invece è Made in Heaven, era il 1995. Materiale, i Queen pubblicheranno il 25 ottobre una ristampa recentemente mixata, masterizzata e ampliata del loro album di debutto omonimo del 1973, che include anche l'audio Fly on the Wall dei Queen in studio, tracce demo, rare tracce live e registrazioni inedite della prima esibizione live della band nell'agosto del 1970. In più la canzone Mad Swine, originariamente assente dall'uscita del 1973, è stata reintegrata nella sua posizione originale e poi un libro di 108 pagine contenente foto e testi scritti a mano dalla band. C'è tanto materiale che riguarda i Queen. Si sogna, ragazzi, si sogna. Viva i Queen, viva Freddie Mercury. Sempre. E viva anche Chiara De Pisa. Ma così. Ma sì, divina grazie anche a tutti, te. Grazie a tutti. Anche te. Dai.